Pensa Circolare è la campagna di sensibilizzazione sul tema dell'economia circolare firmata da Ambiente SPA, tra gli obiettivi quello di contribuire ad una graduale evoluzione culturale e ad una maggiore consapevolezza di tutti i cittadini, a partire dai più giovani, sul tema dell'economia circolare, stimolando il loro coinvolgimento e promuovendo le abitudini quotidiane, responsabili dal punto di vista della sostenibilità ambientale, nonché informare i cittadini sull'impegno e le attività messe in campo da Ambiente SPA volte all'efficienza ambientale ed economica sul territorio. Valeria Toppetti, consigliere delegato Ambiente SPA, quali sono gli obiettivi che la campagna Pensa Circolare si prefigge di raggiungere? Abbiamo ideato questo nome alla campagna che in questo momento stiamo diffondendo per la sensibilizzazione rispetto all'approvazione del bando di edificazione del biodigestore e l'impianto di digestione anaerobica dei rifiuti che ci permetterà di trasformare il rifiuto in energia, poiché naturalmente per poter raggiungere questo obiettivo tutti insieme dobbiamo compiere un passaggio di mentalità e quindi dobbiamo iniziare in qualche modo a pensare circolare. E questo significa che il modello economico dell'economia lineare, che prevede il prodotto, l'utilizzo e lo smaltimento, dovrà necessariamente cedere il passo al modello economico dell'economia circolare, che quindi prevede il prodotto, l'utilizzo, il riutilizzo e il riciclo. Naturalmente tutto questo è indispensabile compierlo proprio all'interno delle nostre aree urbane. E questo ci permetterà di concretamente mettere in atto la transizione ecologica ed energetica all'interno del nostro territorio. In che modo Ambiente SPA si impegna per realizzare il modello di sviluppo sostenibile? La società Ambiente SPA, che si occupa dell'igiene urbana e dello smaltimento dei rifiuti nel comune di Pescara, nel comune di Città Sant'Angelo e in altri comuni soci, ogni giorno mette in atto un comportamento sostenibile dal punto di vista degli uffici, quindi degli amministrativi, ma anche ovviamente dal punto di vista degli operatori. Ogni azione è fondata sulla sostenibilità. Noi sappiamo che la sostenibilità è di tre tipologie: la sostenibilità economica, la sostenibilità sociale e la sostenibilità ambientale. Quindi dal punto di vista economico ovviamente ogni scelta deve essere ben valutata, anche perché noi siamo una società pubblica, una società in house completamente partecipata. Dal punto di vista della sostenibilità ambientale, ecco, la edificazione di questo impianto è davvero la piena attuazione delle politiche ambientali degli impianti di prossimità. Le risorse che noi possiamo raggiungere con il riciclo sono elevatissime e i rifiuti non possono più viaggiare, non possono più essere oggetto di speculazione. È molto importante riuscire a edificare un impianto che sia pubblico. Ecco, questo comporterà davvero l'attuazione della sostenibilità ambientale. A questo scopo stiamo anche promuovendo in questo periodo nella città di Pescara la estensione della raccolta porta a porta di rifiuti. Naturalmente l'economia circolare potrà essere raggiunta proprio quando tutto ciò sarà a regime, quindi i rifiuti saranno raccolti con la raccolta differenziata, quindi l'aumento della quantità e della qualità della differenziazione del rifiuto, e questi rifiuti raccolti nel modo migliore verranno poi conferiti nell'impianto che trasformerà il rifiuto in biometano. Da ultimo la sostenibilità sociale: naturalmente la nascita di una nuova filiera economica e dell'impianto porterà anche alla nascita di tanti nuovi posti di lavoro e nuove attitudini professionali. Ed ecco noi l'avvocato Francesca Sagazio, vicepresidente di Ambiente SPA, che ci racconta la storia del progetto dell'impianto di biodigestione anaerobica. La società Ambiente ha pensato all'impianto di biodigestione e di biodigestione anaerobica sin dalla sua fondazione, perché questa società nasce da una fusione per incorporazione di tre società preesistenti sul territorio. Queste tre società hanno già nel memorandum di intesa, con il quale hanno suggellato la volontà di fondersi, hanno individuato una serie di impianti che dovevano connotare la stessa società proprio come una società di ambito, una società che si pone essere, appunto, si vuole proporre come una società di ambito, e l'impianto di biodigestione anaerobica è l'impianto madre, cosiddetto impianto per eccellenza, il primo.
che la società ha messo in atto sin dal 2020, quindi pochi mesi dopo la fusione, ha manifestato l'interesse nei confronti dei comuni soci affinché gli stessi potessero mettere a disposizione della stessa società dei terreni adatti all'edificazione di un impianto che ha un peso importante sul territorio. Poi ha proseguito anche coinvolgendo i privati e infine si è aggiudicata addirittura un terreno acquistandolo tramite una procedura esecutiva e quindi a tutti gli effetti è divenuta proprietaria di questo terreno che è stato poi fatto oggetto di una richiesta di un project financing. Questo project ha appunto è arrivato in società, è stata fatta questa proposta da parte di un paio di società riunite per l'occasione che hanno effettivamente presentato alla società e quindi ai soci, perché la società è completamente pubblica, quindi tutto quello che è il suo servizio che svolge lo fa per essere appunto partecipata da soci comuni, i comuni soci, quindi Pescara, Città Sant'Angelo e altri 28 comuni, quindi tutti hanno in qualche modo sono venuti a conoscenza dell'impianto, del servizio che questo impianto avrebbe apportato alla società e agli stessi soci. L'impianto che avrà appunto lo scopo di trasformare il rifiuto umido, la cosiddetta FORSU, in biogas, è un impianto importante, anche un bel impianto, quindi i criteri che la società ha indicato ai promotori, a quelli che potrebbero essere interessati alla realizzazione dell'impianto, sono stati quelli appunto far sì che l'impianto si mimetizzi nel territorio e nella zona rurale che è stata individuata perché questo si realizzi. È un impianto sicuramente importante, grande, ma che ha la connotazione dell'anaerobico, quindi anaerobico sta a significare proprio che l'impianto svolgerà tutte le attività al chiuso, quindi tutte le preoccupazioni poste ovviamente dai cittadini o anche dagli stessi soci, quindi il problema delle emissioni odorigeni, del rumore, sono tutte azzerate e sono tutte contenute all'interno di questo impianto, all'interno del quale arriva il rifiuto, viene ripulito da quelle che potrebbero essere delle sostanze non desiderate, degli scarti non desiderati, rifiuto umido appunto, e viene trasformato mediante un processo molto complesso fintanto a diventare gas, biogas, il famoso biogas. E questo impianto, questo progetto ha addirittura lo scopo di immettere direttamente il biogas nella rete preesistente, quindi nessun trasporto del biogas tramite i famosi bomboloni, nessun aumento di circolazione sulla strada. Questa provinciale è connotata già da un traffico importante, questo impianto non aumenterà il traffico che insiste su questa asse che collega il mare all'area vestina della provincia di Pescara. Quindi importantissimo per la società aver seguito tutte le tappe necessarie affinché l'impianto potesse essere realizzato. E al momento siamo nella fase della pubblicazione del bando, quindi dopo aver avuto delle proposte, averle modificate secondo i desiderata della società e dei soci, il bando è stato pubblicato, siamo in attesa della scadenza del bando, il 19 giugno è la data fissata dal codice e dalla legge. A questa data apriremo le famose offerte e saremo in grado di scegliere la migliore offerta e anche qui i comuni soci avranno l'ultima parola, però siamo tutti speranzosi che la tariffa offerta e il progetto presentato dai promotori siano solo un vantaggio per la società e per quello che dicevamo prima, per la chiusura della filiera
impiantistica. La società ha in pancia anche altri due impianti di minore importanza, o quantomeno un impianto per la plastica e un altro impianto che inizialmente doveva essere destinato al vetro. Siccome il mercato del momento ci pone in una condizione di rivalutare effettivamente se da sola la società può gestire questi impianti, siamo ancora in una fase decisionale, che potrebbe vedere migrare le nostre idee affinché gli impianti siano gestiti, non so, da terzi o comunque siano destinati ad altro, sempre nell'ottica del riciclo del rifiuto e dell'ottimizzazione. E infine è dotata di riciclerie, di ecocentri, dove avviene la prima fase del riciclo, della diversificazione. Il cittadino, il singolo cittadino può conferire autonomamente tutto quello che non è più destinato ad essere utilizzato nella propria famiglia, nella propria vita, e lo può fare appunto singolarmente. E con noi l'ingegner Massimo Del Bianco, direttore di Ambiente SPA. Quali sono i vantaggi dell'avere un impianto del genere in zona? Beh, allora, innanzitutto direi che l'impianto è previsto nel piano regionale dei rifiuti, il piano regionale dell'Abruzzo. Quindi noi lo realizziamo perché c'è una carenza proprio in zona di questa tipologia di impianti. Questa carenza ci ha indotti purtroppo negli anni passati a dover conferire il nostro rifiuto organico ad Avezzano, quindi ad oltre 100 km dalle zone dove questo rifiuto veniva prodotto. Quindi se uno mangia una banana a Pescara, le bucce vanno a finire ad Avezzano. Questa cosa va evitata. Quindi realizzare un impianto qui vicino significa risparmiare l'impatto, diciamo, negativo ambientale, perché dobbiamo percorrere 10 km anziché 100. Un altro elemento importante è l'elemento tariffario. Noi contiamo di contenere costi per diciamo la gestione dell'impianto, e tutto ciò consentirà anche quindi un risparmio economico importante per la gestione dei rifiuti, di questa tipologia di rifiuti.